Grazie veramente al nostro ospite di oggi, Daniele Baricco. Purtroppo Cecilia Canziani, che avrebbe potuto raggiungerci, può essere con noi oggi, ma insomma cercheremo di organizzarci eventualmente e cercare di capire soprattutto come è organizzato e come funziona questo volume che Daniele Baricco ha curato e che è al centro dei nostri interessi oggi. Made in Italy Cultura, indagine sull'identità italiana contemporanea. È un progetto molto rappresentativo della personalità del nostro ospite, perché è un progetto vivace, eclettico, molto intelligente. Daniele è un saggista che ha scritto due bei libri, un po' tra filosofia, sociologia e letteratura, uno su Franco Fortini. Non parlo a tutti, Franco Fortini, intellettuale politico, e più recentemente un'altra monografia su un'altra figura cardine, della cultura italiana, quella di Said, a cui è dedicato il suo secondo libro, è una figura di cultura globale, Lotta politica e riflessione estetica, in Ad Said. Quindi due libri su due personalità di grande rilievo per la nostra cultura letteraria e non solo letteraria. Ma anche figure molto di confine, cioè figure che non sono appunto quelli di letterati canonici e poco di biblioteca, ma sono appunto figure intellettuali che hanno attraversato diversi campi, con un occhio di riguardo per la letteratura naturalmente, ma con naturalmente grandi interessi di natura politica, storico-artistica, antropologica, filosofica. E Daniele è un po' così, insomma, i suoi interessi credo che riflettano questa sua capacità impropria di mettere insieme cose diverse, creare collegamenti fra campi diversi, saperi diversi, con un occhio di riguardo per la letteratura, ma anche con grande attenzione per la filosofia, la politica e l'economia in particolare. È credo di natura questo, no? Teoria economica, credo gli sforzi che Daniele sta facendo in questo periodo per quello che sarà il suo prossimo libro, Nietzsche uno scritto, magari ce ne parlerà e che dovrebbe uscire tra poco. Quindi interessi diversi e vari, grande diversità, anche grande capacità di tenere insieme un approccio accademico, che è quello da cui ne viene, ma anche curiosità per l'attualità e per la divulgazione o comunque per la comunicazione di un pubblico non solo accademico. Del resto appunto Daniele è anche giornalista, collabora con Manifesto, con altre testate anche online, un po' cartacea online, internazionale, perché Zero, Between anche, che crea un collegamento più preciso con Massimo, eccetera. Questo libro di cui parliamo oggi è, credo, appunto, dicevo, un ottimo esempio della personalità di Daniele Baricco, perché è un libro che affronta soprattutto un concetto, quello di Made in Italy, lo storicizza, spiega quando nasce e perché nasce, e cerca poi collegarlo a quella che è l'identità italiana di oggi, provando a utilizzarlo come chiave di lettura per definire appunto la nostra identità culturale. Adesso magari Daniele ci spiegherà un po' meglio la genesi del progetto, però posso già dirvi che il libro è stato in realtà prima di diventare un libro, questo progetto è stato un numero monografico di una rivista di teoria letteraria, Allegoria, una delle principali riviste in Italia, qui Daniele è stato fino a poco tempo fa redattore, rivista di studio materialistico della letteratura. Daniele per Allegoria ha curato un numero monografico che verteva sostanzialmente su questa idea del libro. Un numero molto bello, molto interessante e molto collegato al libro di cui oggi parliamo, che mi ha molto colpito l'uscita perché spostava anche abbastanza un po' quelle che erano le abitudini della rivista. Innanzitutto la scelta del tema, l'Allegoria era nata un po' dalle ceneri degli anni Ottanta, è chiaro che il concetto di Made in Italy, questo lo diciamo subito, ha una sua genesi, una sua, come dire, gloria che va storicizzata appunto negli anni Ottanta. L'Allegoria era una rivista che nasceva un po' dalle ceneri di quel periodo e che, detto molto schematicamente, aveva spesso rilevato le problematicità di quella fase
culturale che sono stati in Italia negli anni 80. L'approccio di Daniele negli anni 80 era un approccio meno rigido, meno ideologico e più pronto anche a vedere appunto processi estetici, culturali, ma anche politici e sociali di quel decennio e tutti quelli collegati anche a quel decennio in un'ottica abbastanza inedita secondo me per la rivista. Quindi già il tema era interessante soprattutto in quella sede, inatteso forse per quella sede. E poi il metodo, un metodo che appunto all'insegna dell'approccio multidisciplinare e che tiene insieme le personalità più diverse, direi. Si parla di Oliero Toscani, si parla di Farinetti, quindi si parla di cibo, si parla di musica pop, per cui gli anni 80 in Italia sono stati un decennio importante anche a livello internazionale. Si parla di Zegna, quindi si parla di design, di moda, di cibo, di musica pop, di arti minori, come si è detto una volta, parla naturalmente di cinema, ma si parla anche di economia, di politica e naturalmente di letteratura anche. Allora, questo è un po' il quadro, quindi diciamo, i motivi di interesse sono dal mio punto di vista sia di natura comunista, sia di natura anche cronologica. Inizierei a chiedere a Daniele se può anche raccontarci come è venuta l'idea di questo progetto prima della rivista, come il libro e come diciamo, è stato organizzato e articolato nel modo in cui poi oggi possiamo vedere. Innanzitutto vi ringrazio per questo invito e sono molto contento di essere qui e di raccontarvi un po' come è nato questo progetto. Questo progetto appunto nasce innanzitutto come un numero monografico di questa rivista che è Allegoria, e il numero doveva essere un po' la filiazione del numero precedente che era appunto un numero dedicato a Said, Héctor Said, e come penso molti di voi sappiate il testo più famoso di Said, Orientalismo, ragiona proprio sulla cultura orientale come costruzione simbolica, proiettiva in realtà dell'Occidente, quindi era tutto un gioco di proiezioni, di schermi fra Occidente e Oriente che Said mette al centro poi del suo libro come analisi della cultura orientale vista dagli occidentali. Mentre io stavo lavorando a questo studio su Said, mi trovavo negli Stati Uniti e un po' vedendo, soprattutto a New York, mi impressionava molto la presenza dell'Italia, a New York come cibo, come moda, come design, era molto più forte la presenza dell'Italia rispetto alla presenza della Francia o della Germania, di altri paesi europei, cioè rispetto agli altri paesi europei noi negli Stati Uniti siamo molto più presenti. E allo stesso tempo però l'immagine sedimentata dell'Italia in tutti questi oggetti, perché poi sono oggetti di consumo, un po' confliggeva con l'autopercezione che invece io avevo del mio paese come un posto un po' allo sbando, profondamente in crisi non soltanto economica ma anche in crisi politica, morale, insomma. Nello stesso tempo però l'immagine esterna invece era in netta contraddizione con questa percezione. Poi ho proposto alla rivista di fare un volume di analisi sulla identità italiana contemporanea, cercando di capire se questo concetto, che poi cercherò di spiegare meglio, cioè il Made in Italy, può essere studiato insieme alla storia italiana contemporanea e non, come invece si va di solito, dividendo da una parte la storia italiana contemporanea e dall'altra parte il Made in Italy, studiato nei vari settori specifici, nella moda, nel design, nell'agroalimentare, o nella musica o nel cinema. E così il progetto è iniziato, ho provato ad analizzare tutta una serie di dati, innanzitutto di dati economici appunto, questo è stato il primo punto di partenza, e perché, anzi farei quasi una domanda perché sarebbe divertente appunto sentire la percezione, no? Innanzitutto, voi avete un'idea di dove si collochi l'Italia per il prodotto interno lordo all'interno dei paesi occidentali, cioè in che posizione più o meno si trova? Avete un'idea vaga, quantomeno, cioè, nei primi 20, nei primi 30, nei primi 40, nei primi 10? Cioè, più o meno secondo voi dove si colloca l'Italia come prodotto, come ricchezza generale prodotta dall'intero paese? Settimo ottavo posto. Qualcun altro?
invece il ventesimo, il venticinquesimo, il trentesimo, più o meno l'idea che ci colloquiamo a metà strada tra Europa e altri paesi emergenti. In realtà l'Italia è appunto il settimo paese per produzione per il prodotto interno lordo, e però è ancora più interessante vedere che se uno fa uno studio sui dati economici disaggregando la domanda esterna dalla domanda interna e lavorando invece semplicemente sull'export, quindi sul Made in Italy, perché poi il Made in Italy è legato all'esportazione di prodotti italiani fuori dall'Italia, l'Italia diventa il secondo paese manifatturiero d'Europa e il sesto del mondo, quindi sono proporzioni abbastanza anche appunto incredibili rispetto a quello che noi possiamo immaginare dell'Italia, come invece un paese tutto sommato appunto in crisi, sicuramente benestante, ma con profondi problemi di distribuzione della ricchezza e quanto altro, che ci sono ovviamente. Però era interessante provare a capire come tutta una serie di dati indicassero anche una realtà che di solito non viene illuminata, o quantomeno non viene messa sullo stesso piano delle analisi invece storico-politiche interne al nostro paese. Quindi l'idea era quella di capire come esistesse in realtà questo fenomeno, che è un fenomeno globale, internazionale, che parte dall'Italia, ma in realtà poi storicamente è abbastanza interessante vedere come il Made in Italy risponda ad una domanda, soprattutto all'inizio statunitense, di prodotti di lusso. Nasce, come dire, l'origine remota del Made in Italy sono gli anni 50 e gli anni 60, e derivano da una serie di sovrapposizioni legate a un certo tipo di moda particolarmente raffinata, fatta a Roma dalle sorelle Fontana e le altre stilisti che lavorano con il mondo emergente di Cinecittà, che è la Hollywood sul Tevere di quegli anni, e poi una serie di spostamenti che derivano da alcuni personaggi, tra cui Giorgini, che inventa il mito del Rinascimento, lo collega alla moda. C'è appunto Hollywood sul Tevere, Cinecittà, e poi inizia ad esserci invece tutta la storia del design, che a un certo punto va a sovrapporsi a questa storia. Questa storia fatta appunto di divismo e di ritorno al Rinascimento, e tutto questo poi viene trasformato negli anni 70 e negli anni 80 poi diventa più o meno quello che noi conosciamo, cioè le grandi firme della moda internazionale, le grandi firme del design internazionale, e parallelamente l'inizio di questo movimento di recupero, il movimento Slow Food, e poi tutto il recupero dell'agroalimentare italiano, che se voi ci pensate a livello simbolico, poi qui non sarebbe interessante poi fare un discorso serio sia su Slow Food che su Italy, non è questo ovviamente il momento nella sede, però se voi ci pensate a livello simbolico è proprio un tentativo di esprimere una sorta di controegemonia rispetto all'invasione anglo-americana, che invece vuol dire cibo standardizzato, moda standardizzata, cioè società di massa e oggetti standard. E Made in Italy in qualche modo è una reazione a questo tipo di cultura, che vuole stare però a quel livello comunque alto all'interno della competizione internazionale. E questa cosa è interessante proprio perché si sviluppa fra gli anni 70 e poi al suo grande boom negli anni 80, e come diceva prima giustamente Gigi, in realtà sono anni dove l'Italia, soprattutto la narrazione che di solito viene fatta dell'Italia, viene rappresentata di solito come anni di profonda crisi, di profondo riflusso, di profonda ristrutturazione. Ovviamente si esce dagli anni 60 e gli anni 70, che sono anni di grande trasformazione politica e sociale, e qui gli anni 80 invece entriamo in anni un po' più cupi, che fondamentalmente sarebbero gli anni che preparano gli anni 90 e quindi poi, diciamo, quindi il ventennio berlusconiano successivo. La cosa interessante è che questa narrazione, che ovviamente ha dei fondamenti, però non racconta una cosa molto interessante, cioè che mentre l'Italia sembra iniziare a andare allo sbando, proprio in quegli anni l'Italia diventa il quinto paese più ricco del mondo, negli anni 80, e la cosa ancora più interessante è che questa ricchezza è legata proprio al Made in Italy, cioè un'idea di, come dire, vita quotidiana particolarmente godibile, cioè un'idea di civiltà moderna come una civiltà che recupera in qualche modo l'artigianato, che recupera in qualche modo il piacere dei sensi, il cibo appunto che viene da coltivazioni non industriali, che recupera un certo tipo di forma estetica che non è una forma estetica aggressiva, ma che cerca in tutti i modi il contatto appunto con il corpo, la seduzione e quanto altro. E questo insieme di segni in realtà appunto rimandano ad un modello che poi si è diventato defortissimo, che è la riattivazione del mito del Rinascimento, come
tentativo di tenere insieme cultura umanistica e cultura artigianale scientifica, laboratori, come di forme estetiche che sono anche forme di sperimentazione, di intelligenza creativa. Tutto questo è un po', come dire, ideologia e anche la costruzione simbolica che sta dietro al Made in Italy e che appunto è come se fosse, questa è un po' la tesi di fondo del volume, è un po' come se fosse la soluzione immaginaria degli insolubili anni 70 italiani, cioè tutto quel movimento degli anni 60 e 70 che a un certo punto poi viene bloccato e si blocca, insomma, succede quello che succede, tutta questa energia è come se trovasse una valvola di sfogo in questo mondo immaginario che è il mondo appunto degli Italy. Questa tesi è una tesi di Jameson, non questa tesi di questo legame diretto, ma che spesso le forme estetiche possono essere lette come contraddizioni, come risoluzioni immaginari di fatto a contraddizioni storiche insolubili, bloccate. Quindi vedere un po' il rapporto tra anni 70 e anni 80 come un rapporto di conflitto bloccato e anche di blocco tra due mondi che poi apparentemente possono essere molto diversi, se invece noi studiamo tutto quello che viene prodotto in questi anni, come si autorappresenta all'esterno dell'Italia, forse riusciamo ad avere un'immagine meno divergente, meno distruttiva, e invece riusciamo a visionare un processo che è molto complicato, ma che nello stesso tempo cerca di bilanciare, ecco, questo forse sarebbe il discorso da fare, una serie di esigenze, di aspettative e di giustizia, che era negli anni 60-70 ovviamente il centro delle rivendicazioni politiche, è come se tutto questo mondo trovasse una sua, come dire, soluzione simbolica in quest'altro mondo che poi avanza negli anni 80-90, che è quello degli anni Italy. Questo non vuol dire che tutto questo sia bene, tutto il resto sia, cioè nel senso, è un fenomeno storico complesso che va, cioè, io la mia idea è che il primo approccio deve essere conoscitivo prima che politico o di tipo teorico, cioè capire quello che è successo, e l'unica strada era quella di provare a individuare una serie di settori di punta del Made in Italy e trovare persone che studiavano questi settori e anche persone che facevano parte di questi settori, quindi provando a ricostruire una specie di quadro un po', dire, con un montaggio un po' non perfettamente coincidente, dove potevano esserci anche opinioni molto diverse, ma che allo stesso tempo permetteva di avere una mappa abbastanza esaustiva di quello che è il panorama attuale del Made in Italy e quindi anche dell'identità italiana contemporanea. Questa è un po' l'idea generale del volume. Massimo. Bene, io ho molto apprezzato il volume, innanzitutto per un motivo metodologico, cioè è un volume che riesce a far dialogare, a creare una sinergia fra ambiti molto diversi, cioè abbiamo specialisti del settore agroalimentare che ci parlano dei criteri, dei parametri con cui si danno le varie categorie di DOP o di... sono molto più di... DOP è la più famosa, ma ci sono tante altre, insomma, ci parlano appunto di strategie dell'agroalimentare, abbiamo studiosi di moda e studiosi di design e abbiamo poi studiosi di cinema, filosofia, letteratura, l'Italian Theory, insomma, è veramente una polifonia di voci e di approcci, insomma, anche appunto approcci sull'industria, che però diciamo formano un discorso unitario, ecco, non è un tipico libro collettivo dove si perde un po' di vista l'oggetto. Quindi questa è la prima cosa che volevo dire. Poi per la mia prima domanda riguarda un po' cose appunto che già un po' hai accennato adesso. Cioè, la tesi di fondo, come hai già detto, è che il Made in Italy rappresenta un'idea di modernità italiana godibile, neo-artigianale, elegante ed edonista. Cito proprio questa che mi è piaciuto molto nell'introduzione, questa serie di aggettivi che rendono molto bene quella che dovrebbe essere un po' la specificità del Made in Italy, che è legata soprattutto poi ai campi di moda, design e cibo fondamentalmente, in cui il neo-artigianale è molto importante perché si contrappone, come hai detto tu, alla standardizzazione,
all'ipertecnologia, insomma all'ipermodernità. E anche poi ovviamente l'indonesismo rientra in quello che era poi gli anni Ottanta. Gli anni Ottanta sono stati visti soprattutto anche in maniera molto semplificatoria, come gli anni la Milano da bere, insomma gli anni dell'indonesismo dopo i cupi anni 70. Insomma, giustamente tu contrapponi questa idea del Made in Italy come appunto qualcosa che ha avuto un grande successo all'estero, perché appunto è un libro sulla identità italiana contemporanea, cioè sulla autorappresentazione, ma ancor più appunto su come invece l'identità italiana viene rappresentata all'estero, quindi sull'italianismo come fenomeno parallelo all'orientalismo. Allora, se questa immagine ha avuto successo, come mettere, diciamo, in parallelo questo successo con invece una tendenza all'autodenigrazione, insomma, che è tipicamente italiana, non solo italiana, ma soprattutto italiana, all'autodenigrazione, che poi è un'autodenigrazione che si lega anche a un modello di lettura della storia italiana recente, che è quello appunto invece della modernità mancata, che è quello pasoliniano, che ovviamente comunque non può essere applicato dagli anni Ottanta, che sono stati un discorso completamente diverso quando Pasolini poi non c'era più. Però l'idea che appunto sia un paese che ha avuto una modernizzazione vaga, rapida e quindi fallita, insomma. Io sono d'accordo che questo modello della modernità mancata in realtà ci aiuta, sia un po' troppo apocalittico, cioè ci aiuta poco poi in realtà a capire, come hai detto tu giustamente, bisogna essere innanzitutto conoscitivi, a capire che cosa è successo realmente. E quindi io sono assolutamente d'accordo sull'impianto del libro, però l'unica cosa che ti vorrei chiedere, è vero che c'è una forte tendenza all'autodenigrazione, però coesiste in Italia con l'eccesso opposto, come se l'identità italiana non trovasse una via, una ragionevole via di mezzo fra l'autodenigrazione e poi invece un'autocelebrazione un po' acritica. Cioè quando si fa appunto insomma, la più bella costituzione del mondo, il che implicherebbe che una persona abbia letto tutte le altre e le abbia confrontate, cosa che non credo sia stato fatto da chi appunto dice, oppure si dice che la lingua italiana è la più bella del mondo, che anche questo è abbastanza strano da dire, perché se c'è una cosa che uno non può giudicare è la propria lingua madre, perché evidentemente gli sembra naturale, cioè, come fa a dire che è più bella di un'altra lingua, cioè è quella che con cui sei cresciuto, cioè uno può dire che, non so, a me personalmente il tedesco piace molto più del francese, però sono due lingue straniere, non potrei mai fare un confronto con la lingua materna. Così nello stesso mi pare anche la cucina, che comunque è qualcosa di simile, dove ovviamente si può essere un po' più oggettivi nel giudicare, però è sempre la cucina con cui. Allora questo insistere tanto che è la più bella lingua, la più bella cucina, la migliore cucina, la più bella costituzione, insomma questo autocelebrazione critica, come la metti insieme all'autodenigrazione? Secondo me sono appunto due facce della stessa medaglia, però ecco, volevo sapere, dato se si è riflettuto anche su quest'altra ipotesi, come questa la metti insieme alla tua visione di vita. Un'altra domanda potrebbe essere anche l'oggetto di un'altra domanda, ma sulla stessa linea di questa appena fatta, ma so che una parte del volume è dedicata, tra l'altro una parte in cui Daniele partecipa in modo prima persona, dedicata all'analisi della grande bellezza, quindi Sorrentino, sì. Che mi sembra proprio un ottimo esempio di questo, un libro che è un ottimo esempio di come possano convivere esaltazione e stroncatura, sì. E come possano anche scambiarsi le parti, in questo senso, no? Nella ricezione critica, diciamo. Quindi forse si può parlare un po' anche di questo. Certo. Allora, sì, sicuramente è così, nel senso che io penso che tutti i periodi di crisi abbiano questo tipo di oscillazione e sicuramente gli ultimi 20 anni per l'Italia sono stati anni particolarmente confusi e contraddittori. E io infatti all'inizio cito De Martino, secondo me ogni tanto sembra appunto di trovarsi di fronte a una crisi della presenza degli italiani verso l'Italia, cioè, manca proprio. Ecco questo discorso, che spesso non ci rendiamo neanche più conto di quello che realmente è successo e di quello che realmente stiamo facendo. Era per questo che era necessario fare prima un lungo, come dire, percorso
che ricostruisse una serie di dati, quantomeno, no, per capire quantomeno le misure del nostro paese. Dopodiché è evidente che da una parte, ed è la tendenza secondo me dominante, c'è un'attitudine autodemolitoria e autodenigrante che negli ultimi vent'anni ha assunto i toni proprio quasi del parossismo, cioè, sembra che siamo completamente incapaci a fare qualsiasi cosa. Qualsiasi giorno, aprendo un giornale, appunto, uno trova editoriali o analisi che vanno tutte nella stessa direzione. E poi invece, come in tutti i periodi di crisi, c'è anche invece una sorta di ritorno a un nazionalismo un po' soft, perché appunto si applica più alle varie eccellenze italiane, appunto questa è la Costituzione, ma può essere anche parmigiano reggiano, nel senso che intanto l'importante è quello di avere un'idea di eccellenza, e dove appunto c'è un'autocelebrazione critica che però poggia a critica, scusate, che però poggia appunto sullo stesso centro mancante, da una parte che dall'altra. Quindi sono sicuramente due forze che si contrappongono, prive di centro entrambe, però. E poi il discorso sarebbe invece provare a entrare all'interno dell'identità italiana, che però vuol dire questo, paradossalmente uscire dall'Italia anche, per due ragioni. La prima perché appunto, la nostra presenza all'estero è massiccia, la seconda perché, anche questa è una cosa che poi tendiamo a dimenticarci, noi siamo un paese con una diaspora italiana, cioè di emigranti italiani, enorme. I dati che arrivano dalla Farnesina di quest'anno danno come numero di italiani di terza, seconda generazione, tutta la diaspora italiana degli ultimi 100 anni, si parla più o meno di 80 milioni di persone che sono fuori dall'Italia, che derivano comunque. In più abbiamo la nuova immigrazione italiana che negli ultimi 10 anni conta quasi 5 milioni di persone. Quindi i numeri dell'Italia fuori dall'Italia sono grandissimi, e anche questo è interessante perché noi non tendiamo a non avere nessun tipo di rapporti molto, molto intermittenti con la cultura italiana fuori dall'Italia, mentre in realtà probabilmente sarebbe interessante iniziare anche a pensare un rapporto più di reciprocità con gli italiani che stanno fuori, anche perché ovviamente ci rimandano una serie di immagini di noi stessi e la nostra cultura sporcata con il mondo internazionale, quindi molto più interessante probabilmente del nostro a volte imprigionato provincialismo. Per questa ragione infatti il film Una grande bellezza secondo me è un film molto interessante, perché ha vinto l'Oscar proprio perché risponde a una serie di stereotipi che sono quelli con cui veniamo identificati, soprattutto nel mondo americano, nel bene o nel male, comunque noi siamo più o meno quel tipo di rappresentazione estetica di quella Roma un po' piacevolmente decadente, nel senso che è un po' come nei film di Fellini, insomma, questa mondanità un po' insulsa, che però tutto sommato ha anche una sua a volte impercettibile saggezza, però, e nello stesso tempo un edonismo un po', come dire, estroflesso, ma anche tutto sommato vive in una sorta di giardino incantato, che è un po' l'Italia, e nello stesso tempo però è la rappresentazione di un paese completamente allo sbando. Cioè questi due movimenti sono molto forti, e probabilmente Tim Sorrentino, mettendoli insieme in un modo particolarmente, secondo me, intelligente, ha colpito perfettamente l'immaginario americano, soprattutto americano, perché è interessante vedere come la ricezione invece in Francia a Cannes è stata di tutt'altro tipo, anche perché anche questo sarebbe un discorso da fare, si può fare, ci sono degli studi che vanno in questa direzione. Mentre la nostra immagine in Europa è molto diversa, cioè è un'immagine che confligge con una serie di rappresentazioni, soprattutto, anche questa potrebbe essere una domanda interessante, secondo voi, rispetto ai vari paesi europei, quali sono i paesi che meno, come dire, che meno sono disposti a valutare l'Italia per quello che è, invece tendono a rappresentarla sempre in un modo molto negativo? Tra i vari paesi europei, secondo voi qual è quello che più ci rappresenta come paese disastrato? È Germania. Germania. Però quando si ragiona in 60, tantissimi settori, noi non ci siamo in corruzione, e quindi chiaro che non ci interesserà a rappresentarci come, cioè, a mettere, come dire, il dito soprattutto sulla piaga, non a fare.
invece gli elementi di forza che comunque sia, nonostante tutto, il nostro paese continua ad avere. Non so se per le funzioni... Ci risposto. Io assoluto, cambio l'ordine delle domande che volevo farci. Per quanto riguarda Sorrentino Capezzi, ricordo che quando uscì, non la grandezza, ma forse anche a Cagli, sempre a Cagli, ricordo un intervento sui Cahiers di Cinema, dicevano, sui Cahiers di Cinema dicevano Sorrentino il peggior cineasta mai esistito. Che ho fatto un po' questo eccessivo, però dai. Ma idea ci lasciano praticamente il Sorrentino. Secondo me c'è anche una ragione. Non so quanto sia legata all'Italia, perché credo che sempre che, anzi sono sicuro che sempre che prima l'anno scorso nel scegliere i migliori film usciti nel 2015, al primo posto c'era Moretti ancora una volta, che invece non ce la stagliamo molto, quindi non è tanto legato all'identità. No, però è interessante, cioè non è un, come dire, non è un'italofobia, è no. Forse. Forse più la diffidenza, e questo mi porta anche alla domanda che volevo farti, invertendo l'ordine della domanda che volevo farti, al problema della cultura italiana anche come prodotto di esportazione. Questo mi sembra che sia una cosa su cui in Francia c'è una certa diffidenza, a volte anche giustificata per la verità. Uno dei problemi nel quadro che tu descrivi, che è un quadro secondo me molto equilibrato, appunto, cioè non è un quadro né demonizzatore né apologetico del made in Italy in generale, dell'Italia dell'immaginario dell'estetica italiana. È un ritratto equilibrato, ma il problema che credo ci sia è che questa presenza italiana all'estero, questa presenza estetica dell'Italia all'estero, che è molto legata, come il tuo libro, come tu stesso hai detto, come il tuo libro dice, come tu stesso ci dici, molto legata anche a forme di artigianato, che sono il design, la moda, il cibo, ad arti massa, come possono essere appunto la televisione, la stessa moda, o anche in parte alla letteratura, pensiamo al caso della Ferrari, per esempio. Mi sembra che questa presenza italiana all'estero sia però molto legata anche a un'estetica italiana come prodotto di esportazione, soprattutto negli Stati Uniti, effettivamente, ma forse non solo negli Stati Uniti. Cioè è come se un immaginario italiano, un'estetica italiana contemporanea possa bucare, diciamo così, la sensibilità di altre culture se diciamo, si sottomette ad alcuni diktat estetici che sono effettivamente un po' da esportazione, come si dice usando una categoria, no? Mercantile. Questo credo che sia un problema, anche perché forse non è sempre stato così. Da questo punto di vista forse il confronto tra Fellini e Sorrentino è interessante. Io, senza entrare nel merito dei film e di quello che ognuno può pensare, della Dolce Vita, di Otto e Mezzo da un lato e della Grande Bellezza dall'altro, però l'impressione è che quello che una prima volta si dava come ritratto in presa diretta di una realtà italiana che all'epoca diciamo non aveva paura dello sguardo dell'altro e neanche si faceva condizionare dallo sguardo dell'altro, si dia in un secondo momento forse come rivisitazione della prima, cioè come opera che tiene conto, ma è anche normale che sia per certi versi, della fortuna di Fellini all'estero, che in qualche modo tenga conto di quella formula per esprimersi. Cioè mi chiedo se abbia la stessa forza realistica, la stessa spontaneità realistica della prima, o se invece non sia in qualche modo come dire, a sua volta già un prodotto di esportazione. Questo non vuol dire che sia bello brutto naturalmente, ma solo che forse è nato nel frattempo una cultura del prodotto di esportazione, e questo forse potrebbe essere un problema in termini culturali, perché quello che magari funziona in termini di immaginario, anche in termini economici, perché c'è anche l'economia dentro l'immaginario, sia però forse un limite, o possa essere un limite per l'arte. Ti chiederei se questa impressione è giusta o se non lo è. Io penso di sì, penso che il discorso è proprio questo, anche perché il Made in Italy, essendo appunto questo ampio settore di prodotti di esportazione, ovviamente il problema del Made in Italy è quello di vendere all'estero, quindi di rispondere a una domanda che viene da fuori, e come dicevo prima, i primi compratori, quelli che fanno partire un po' tutta la storia,
sono fondamentalmente americani, di solito di origine italiana, che hanno delle ville in Toscana, quindi hanno tutta questa specie di tentativo di ritornare ad una nobiltà perduta vivendo negli Stati Uniti e quindi creando una specie di Italia immaginaria che poi, se volete, non è altro che la prosecuzione di quello che era la costruzione di quella, dell'Italia ideale fatta nel Grand Tour nel 1600-1700, cioè un'Italia che non esisteva ma che era la proiezione immaginaria dei viaggiatori inglesi e francesi soprattutto, ma anche russi e tedeschi, in Italia, di quei secoli, cioè l'Italia come un posto un po' ideale, astratto, ed è per questa ragione che secondo me la lezione di orientalismo può funzionare sull'Italia, perché veramente è una costruzione simbolica proiettiva. Nel momento in cui tutto questo diventa domanda di mercato, il gioco forza che con questi stereotipi verrebbe da dire: se vuoi vendere nel mercato americano un po' ci devi giocare. Infatti secondo me il discorso sarebbe probabilmente questo: capire fino a che punto puoi subire questo livello di stereotipizzazione della cultura italiana e dei suoi punti più facilmente riconducibili ad un modello anche ormai trito di trito, oppure viceversa con questi stereotipi ci puoi giocare, puoi intervenire, li puoi rivitalizzare e li puoi anche inserire in un discorso come per esempio quello di Sorrentino, che sicuramente è un discorso completamente manierista, nel senso più estenuato anche che possiamo attribuire a questo termine. Quindi il discorso secondo me è questo: come giocare con gli stereotipi, perché nel mercato internazionale inevitabilmente grandi numeri difficilmente approfondiscono quello che è realmente una cultura, ma questo è a parte poi del gioco. Ci sarà sempre chi è un estimatore dell'arte italiana del 1300, indipendentemente da tutto quello che possa succedere. Chi compra invece il cibo italiano negli Stati Uniti o in Asia, o vuole la Ferrari perché vive ad Abu Dhabi ed è ricchissimo, però compra quella e non la Maserati, non è ancora italiana, non compra quella e non compra la Mercedes, lì capire per quale ragione appunto tu giochi con alcuni stereotipi, questi stereotipi possono funzionare in questo mondo appunto indipendentemente dal giudizio, perché poi sarebbe interessante poi invece anche approfondire questo tipo di analisi, cioè giudicare poi realmente come tutto questo meccanismo celebra anche delle follie del nostro modo di essere, non necessariamente dei punti di forza. Dicevo, è inevitabile che il lavoro con gli stereotipi sia la barriera e l'argine. Specie che siamo un po' aumentato il tasso di stereotipi, un po' diminuito il tasso di archetipi, diciamo. Probabile, anche perché è aumentato il numero di compratori sono aumentati. Quindi... E la cultura di massa, diciamo, tende a costruire gli stereotipi. Sì. Però secondo me c'è anche una nicchia invece di... Io non lo vedo mai come una linea progressiva che va... Più o meno così, però ho in mente un libro molto bello di una studiosa americana che si chiama Victoria De Grazia, che ha pubblicato qualche anno fa per Einaudi un libro che si intitola L'impero irresistibile, della storia fondamentalmente della colonizzazione americana, insomma, col piano Marshall in poi, insomma, dei costumi americani in Europa, e lei ha l'ultimo capitolo che si intitola È su Slow Food, e dice: Slow Food riporta alla ragione la fast life americana. Come dire, è chiaro che tutto questo va in una direzione che porta poi a un certo punto a creare delle controforze opposte che lavorano magari in stereotipi opposti, però magari in tutto questo mondo anche di stereotipi c'è qualcosa invece che poi va a fondo, come si vede benissimo in questo saggio di Andrea Baldini e Andrea Borghini, che ragionano proprio su come la ricaduta di massa del percorso di Slow Food abbia portato poi l'Italia ad avere tutta una serie di problemi di certificazione per appunto stabilire la provenienza dei prodotti e la qualità dei prodotti, che è un po' un casino come sempre in Italia qualsiasi forma di certificazione, e però nello stesso tempo, qui si aprirebbe tutto il discorso su quello che è Scofila, il TTIP e l'invasione di prodotti che non hanno nessun tipo di certificazione di provenienza di nulla, capite che anche gli stereotipi a volte possono avere una ricaduta invece interessante e anche seria poi sulla vita quotidiana. Quindi è molto difficile capire dove sta il male, dove sta il bene. E poi una domanda su Slow Food. No, io volevo continuare su questo tema
degli stereotipi e della esportazione, no? Perché mi sembra molto interessante, e ovviamente qua si vedono anche le differenze tra i campi che ci sono implicati in questo libro, perché è chiaro che quando si parla di moda e di cibo, la necessità di usare gli stereotipi per vendere è maggiore di quando si parla ovviamente di arti e di filosofia. Non c'è dubbio che però quella parte, diciamo, sull'industria, sull'agroalimentare, sulla moda è molto interessante la questione degli stereotipi, perché degli stereotipi e delle soluzioni appunto articolate che bisogna prendere, perché appunto prima arti loro non propongono nulla di assoluto, no? Dicono facciamo delle soluzioni tutte con cui si può vedere, le varie differenze, diciamo, di rapporto con l'origine locale. E così anche appunto la moda, questo richiamarsi al Rinascimento è qualcosa da un lato di assolutamente stereotipo, perché è l'unica epoca a cui ci si poteva richiamare, perché certo poi i secoli successivi l'Italia è stata sempre più marginale e se non addirittura invece poi legata a cose assolutamente negative come il totalitarismo. Però una cosa che mi interessava è questo misto di locale e globale, il cosiddetto global. Inevitabilmente però torno anch'io un po' all'aspetto che conosco di più, cioè quello del cinema e delle arti, insomma. Anche se mi è interessato moltissimo tutto, insomma. Sì, il fatto che Sorrentino abbia così spazio, ci sono tre letture del film, di cui una che lavora sui marchi, che è molto interessante, cioè il rapporto con il Di Savonno che sta nel film. Beh, secondo me è una scelta molto giusta, perché in fondo questa ambivalenza di cui abbiamo parlato più volte nel film di Sorrentino, appunto qualsiasi sia il nostro giudizio, è veramente rappresentata al meglio, cioè con più forza, cioè da un lato sfacelo morale, dall'altro virtuosismo estetico. E questo secondo me c'era già in Fellini, con tutte le differenze, però con una continuità io la vedrei. Però mi interessa invece un altro caso che è un po' diverso, cioè Elena Ferrante. L'allegoria sta per dedicare un numero speciale a cui ho collaborato con molto piacere, perché amo molto Elena Ferrante. Allora, nel caso di Elena Ferrante, secondo me non c'è dubbio che l'articolo di Tiziana De Logatis che conclude il libro, purtroppo poi si focalizza soprattutto sull'amore molesto, che non è quello che ha avuto tutto questo, però un po' fa capire alcuni motivi, cioè fondamentalmente questa diversità italiana che funziona all'estero, che vende tanto all'estero, è una diversità che si basa su una strana mistione appunto fra una grande presenza ancora dell'arcaico e invece poi una serie di elementi di piena contemporaneità. E appunto è la mistione un po' del global, che è secondo me una dimensione molto interessante, che noi qui abbiamo avuto ospite Latouche, che ovviamente è un nemico del global, perché sembra un compromesso con il capitale. Però invece io credo che sia una dimensione fondamentale, perché è quella dell'ibridazione, cioè non è vero, come diceva Rosolini, che c'è stato il genocidio delle culture locali. È assolutamente, poi la parola genocidio è veramente eccessiva. Cioè, c'è stata però appunto una ibridazione. Nel caso di Elena Ferrante, poi il caso in genere della letteratura è sempre difficile spiegare perché ci sia questa cosa, perché una scrittrice che ha focalizzato tutto, quattro romanzi, su un rione di Napoli, e non su Napoli, cioè nel senso a me che sono napoletano, risulta altrettanto estranea, penso, che a un newyorkese, quella Napoli lì che non è mai stata la mia Napoli, insomma. E allora, un rione così, eppure riesce appunto a... Ricordo l'ultima volta negli Stati Uniti, certi colleghi di New York che
tipici appunto ebrei coltissimi, ricchi newyorkesi, cioè quanto più lontano ci sia, mi hanno letteralmente investito chiedendomi parlaci di Elena Ferrante, perché appunto erano presi dalla cosiddetta Ferrante Fever. Allora perché questo, da un rione si riesce a essere leggibili? E io non credo perché si gioca di stereotipi, perché negli stereotipi non ce ne sono. Forse si gioca sul piacere dell'autobiografia, come viene detto qui, ma su certe cose forse anche piuttosto inspiegabili. Però secondo me una risposta potrebbe essere gloca, potrebbe essere proprio questo impasto strano, che poi è una categoria anche economica, questo impasto strano fra il locale e il globale, cioè qualcosa che conserva la sua origine locale, ma riesce a universalizzarsi, ecco, insomma, non so se tu sei qualcosa su questa categoria di global da dirci. Sì, io penso che è proprio così, nel senso che ragionando appunto sulle identità italiane, secondo me l'Italia funziona molto bene in questi tipi di discorsi, proprio perché io credo che la contraddizione di fondo che sta proprio all'origine della nostra identità è quella tra rinascimento e risorgimento. Cioè, tra un progetto di Stato-nazione che è andato un po' male, a differenza degli altri Stati europei, che però nello stesso tempo negli altri Stati europei ha dato anche una chiusura nazionale che noi invece abbiamo avuto fino a un certo punto, e invece il mito del Rinascimento che necessariamente precede lo Stato-nazione, precede tutta una serie che sono delle forme della cultura moderna, tra cui la divisione dei saperi, l'artigianato legato alla ricerca, è un po' come se ci fosse questa specie di archeologia della modernità che appunto non è mai nazionale ma è che è locale nello stesso tempo universale, perché poi il Rinascimento ovviamente è stato un fenomeno italiano, europeo. Per presto universalizzato. Secondo me lì c'è un po' forse la traccia che rende poi la cultura italiana così dialogante oggi con questa esigenza del global, e come se fosse di per sé global, un po' perché il progetto risorgimentale nazionale è andato un po' male probabilmente, e un po' perché la nostra identità più forte è quella legata forse a questo mito, che però non è contenibile all'interno della storia dello Stato Nazione, tutt'altro, ne fuoriesce sia come origine che come dimensione. Quindi in questo rapporto conflittuale tra una storia nazionale che non contiene però la sua identità, ci potrebbe essere forse la spiegazione per questa nostra capacità di essere coscientemente locali. Io non so se fare un altro giro di domande oppure sentire se so. Vogliamo sentire prima. Non ho ancora tempo, però visto che sono argomenti credo molto vari e che credo possono destare curiosità molteplici, forse è il caso di sentire se ce ne sono. Poi io ripeto, un paio di cosette ancora da chiederti, ce l'ho. Una sicuramente sul tuo. Sì, io avevo tre riflessioni. Innanzitutto mi incuriosisce molto e mi affascina, anche leggendo online la presentazione e le recensioni del volume, la maniera in cui appunto si lega una sorta di appunto cultura materiale dell'italianità anche esportata e il piano simbolico dell'autorappresentazione e poi culturale. Siccome appunto il primo dovrei leggerlo per capirlo bene, sul secondo, ritornando a Sorrentino e al passaggio appunto da una rappresentazione immediata come quella di Fellini in un certo modo a una invece di terza mano che appunto rimedia Fellini attraverso il modo in cui gli altri ci guardano, secondo me un nodo fondamentale dal punto di vista culturale può essere Scola con la Terrazza, dove che secondo me da certi punti di vista è il vero riferimento alla grande bellezza, perché se esteticamente è chiaro forse è Fellini, però dal punto di vista dell'umanità che tratteggia è chiaro che quei personaggi, quella gente che non ha più niente da chiedere, si autocompiace continuamente, ha lì forse la sua origine, quindi spiega anche un po' la traiettoria che appunto come italianità da esportare, da autorappresentare abbiamo portato avanti. E dall'altro volevo chiedere sulla febbre da Ferrante, sul perché abbiamo tanto successo in certe forme e non riusciamo a spiegarci. Non può essere anche che ormai siamo un po' vittime di orientalismo al contrario, cioè che siamo visti un po' come quelli che un tempo erano qualcosa di importante, adesso ci guardano un po' con quest'aria, non so come dire, appunto
orientalistica, cioè un po' di sussiego, sì, e quindi e noi questa idea finiamo per aderire, basta un po' vedere il modo in cui a volte il turista di massa, anche extraeuropeo, fruisce dell'Italia, io mi riferisco soprattutto alla mia generazione, quindi insomma studenti che arrivano in questo paese e non, appunto credono di vivere insomma in un mondo un po' così, un po' tra la cultura di millenni, di secoli fa e un po' di campagna, un po' di appunto di locale e di buon selvaggio, non so, quindi è come se noi, e quindi magari uno va all'estero, la gente dice no ma raccontaci appunto quanto è vera, quanto è verace l'Italia, però questo in realtà frustra tutte invece le altre aspirazioni di internazionalizzarci, insomma di essere all'altezza delle metropoli europee, di essere all'altezza. Quindi secondo me viviamo questa oscillazione tra il ricordo di un passato glorioso e il non riuscire però in realtà veramente a esportare un'idea d'Italia moderna, contemporanea, all'altezza dei tempi, diciamo. Sì, se ce ne sono altre continuiamo. Sì, io ho una domanda cioè molto semplice perché è molto più diretta. Riguardo a Petrini, a Slow Food, che ha grandi meriti dal punto di vista insomma ideologico, anche economico, perché ha tirato su insomma un comparto, volevo sapere secondo lei il bilancio però tra Slow Food e poi la nostra posizione terribile dal punto di vista scientifico, dal punto di vista degli OGM e quant'altro. Petrini ha avuto un'influenza negativa da quel punto di vista? Sì, no, certo, il discorso però che ha a che fare con il giudizio che dà sull'OGM, ovviamente. No, non dico proprio il dibattito scientifico sugli OGM che in Italia di fatto non si riesce ad avere, non esiste, perché c'è una demonizzazione che è anche diffusa all'estero, chiariamoci. Però l'Italia è particolarmente, abbiamo notizie di laboratori che hanno dovuto praticamente chiudere o altro, anche abbastanza diciamo infondata, perché insomma il grande grano senatore Cappelli, insomma, che adesso va per la maggiore, in realtà è frutto di una modifica genetica di Nazareno Strampelli, cioè sarebbe un OGM quasi oggi. Ripeto, a me cioè, Slow Food e Petrini ha grandi meriti, però volevo sapere quanto secondo lei può essere parte di una certa cultura antiscientifica. Quanto di reazionario c'è nella rivoluzione del mondo, cioè già sono due domande. Partiamo dalla prima. Rispondo con alcuni dati, perché questi aiutano invece a smontare un po' l'autorappresentazione che anche noi abbiamo rispetto a questo. Il Made in Italy, vi dico, in termini di letteratura scientifica sul Made in Italy viene studiato di solito come 4A, e cioè alimentazione, abbigliamento e arredamento e automazione. Questo è la che manca in questo. Manca relativamente perché i primi due saggi sono di economia, un po' ne parlano, anche se in modo tangenziale. Però è vero che una parte dell'economia italiana, di Made in Italy, nel senso che poi viene esportato, ha a che fare con prodotti di meccatronica, cioè di meccanica di altissima tecnologia, e il settore aerospaziale e biomedicale, quindi i settori di ipertecnologici. Questo serve anche a rispondere alla domanda di prima, che in realtà la ricerca scientifica in Italia è tutt'altro che, per quanto massacrata, sappiamo tutto, università pubblica siamo, quindi, però sta ancora in piedi la ricerca scientifica italiana e ha anche dei picchi dell'eccellenza, verrebbe da dire, giocando con questa radio di prima. Voi sapete che la sonda che è stata mandata adesso, qualche anno fa, Rosetta, che è stata mandata sul nucleo di questa cometa che adesso sta tornando nel sistema solare, è stata fatta a Roma, nel centro aerospaziale italiano a Roma. E appunto che
Nel Made in Italy c'è anche tanta industria pesante, c'è anche tanta industria di tecnologia avanzata, c'è appunto la meccatronica, ci sono i distretti industriali che lavorano soprattutto nel Lazio, tra le nuove forme di medicine biologiche, biotecnologiche e così via. È chiaro che la nostra rappresentazione, che l'immagine che gli altri, come dire, il mondo occidentale in particolare, ma anche asiatico, preferisce di noi, non è tanto questo, perché quello ci renderebbe tutto sommato simili a dei coreani o a dei tedeschi, nel senso, quello ce l'hanno, a quel livello lì, a livello tecnologico, lavori su questo tipo di brevetti. E poi è chiaro, la Germania su quello fonda la sua identità simbolica, perché è un prodotto tedesco, tecnologicamente dà sicurezza. Noi invece giochiamo su una serie di altre caratteristiche, che sono appunto l'eleganza, la qualità, il legame con la natura, il neoartigianato, che poi magari è finto, però ha la forma di un artigianato e quant'altro. Questo vuol dire che cosa? Questo vuol dire due cose. La prima è che la nostra ricezione all'estero va tendenzialmente in una direzione precisa, che è quella appunto degli stereotipi tradizionali. Secondo me perché, tra l'altro, lì c'è la sopravvivenza di questa Italia ideale che deriva dal 500-600 per Grand Tour, come se ci fosse una prosecuzione di lungo periodo del viaggio in Italia, oggi fatto in altre forme, ma che è un po' un viaggio alla scoperta, come dire, di un posto che è stato all'origine della cultura occidentale, come uno dei posti che è stato all'origine della cultura occidentale, un po' quello lo stereotipo con cui veniamo più spesso schiacciati. Però è anche vero, per esempio questo è anche un dato di qualche settimana fa, forse qualcuno di voi l'ha visto, per tornare al discorso su come gli stereotipi poi hanno anche degli effetti non necessariamente viziosi, neanche virtuosi, non so se lo sapete, ma l'italiano è diventata la quarta lingua più studiata nel mondo, anche questo per noi è una cosa quasi incredibile, no? Essendo italiani, pensare che l'italiano oggi sia più studiato del francese, uno dice ma per quale ragione? E invece è così, un po' perché appunto abbiamo una diaspora enorme, un po' perché l'italiano è anche la lingua della Chiesa Cattolica, quindi ci sono tanti cattolici in giro per il mondo e quelli che poi fanno carriera devono parlare italiano, perché ovviamente a Roma, in Vaticano, si parla italiano, ma poi ci sono tantissime persone che parlano l'italiano perché appunto amano il cinema italiano. Io sono stato in Giappone 2 anni fa per il Festival del Cinema Italiano e ho scoperto anche lì una cosa, cioè saltare sulla sedia, è il secondo cinema dopo quello americano, il Giappone e quello italiano. A tal punto che in Giappone stanno facendo tutta una serie di film sull'Italia giocando con giapponesi, cioè girati da registi giapponesi, con attori giapponesi, però ambientati magari a Capri, magari nelle terme romane, magari appunto nell'antica Roma oppure nel Rinascimento, quindi giocando su tutti gli stereotipi, e sono i film che vengono più visti, quindi entrambi in mondi che sono anche veramente difficili da capire, pur essendo parte in causa, almeno lateralmente parte in causa. Però soltanto una cosa vorrei dire, che la cosa interessante, se uno si mette un po' a studiare la nostra immagine fuori dai confini nazionali, diciamo, è che è veramente molto diversificata rispetto al luogo da cui parte. Un esempio tipico è il successo della musica italiana all'estero, che anche questo è un po' incredibile, però voi sapete benissimo che quella un po' più sofisticata, diciamo alla Paolo Conte, a quel palazzo là in Francia, funziona abbastanza. Poi abbiamo degli autori invece che vanno tantissimo nella cultura ispano-americana, sudamericana, quindi la Paolini, la Mazzotti, poi la Marco Mengoni, Tiziano Ferro, vendono tantissimo, infatti spesso adesso cantano anche in spagnolo. Ma poi abbiamo tutto un settore che va tantissimo invece in Russia, o nei paesi dell'est, di Maria Albano, Lumina Paola, Porto Cotugno. Nel libro c'è un messaggio di Dario Martinelli, che è uno studioso appunto di musica che sta in Finlandia, e lui racconta in questo saggio, lui ragiona un po' sulla geografia anche di questa diffusione della musica italiana nel mondo, e poi finisce dicendo, potrà sembrare strano, ma in Lituania quest'anno Toto Cotugno ha fatto tipo 45 concerti, il prezzo dei biglietti per un concerto di Toto Cotugno è tipo di 70 euro, tutto esaurito. Lenny Kravitz ne ha fatto solo uno, costava la metà e non è andato neanche esaurito. Questo per dire che esistono dei fenomeni che veramente per noi sono incomprensibili, che però ci riguardano, proprio perché abbiamo questa specie di, come dire, eterogeneità locale che parla un po' con tutti.
questa cosa è una cosa che probabilmente abbiamo solo noi, perché i tedeschi, i francesi non ce l'hanno tanto. Non credo che ci esistano fenomeni di massa simili. Non so se c'è un Totò Cotugno francese che riempie gli stadi. Non ce l'hanno. In Lituania, forse da qualche altra parte, però. L'obiezione sull'Italia è che in realtà la musica francese di esportazione esiste, ma è musica che si fa adesso. Sì. Mentre invece l'impressione è che la musica di esportazione italiana sia musica che si è fatta in un passato più o meno recente. Naturalmente tutti questi obiettivi che Laura Pausini e Rossano Mazzotti sono... in realtà quella invece è un'idea di musica che ha un baricentro un po' spostato nel passato. C'è anche una ragione, la dico perché è interessante. Noi funzioniamo molto sul melodico perché ancora una volta funziona la tradizione del melodramma a cui noi siamo associati immediatamente, quindi dovunque ci sia melodia la musica italiana va, dove non c'è melodia invece è un disastro. Ma in realtà l'impressione di un baricentro un po' arretrato si ha anche quando usciamo dal melodico. Uno dei lo dice anche sia il saggio di Martinelli sia l'intervista la rotonda di quella di Giovanni Guardi, nota che un altro comparto di musica italiana da esportazione è l'italo disco, per esempio, no? Tra l'altro lì anche in settori, poi giustamente parlare della Francia, della musica colta, ma che il cantautorato nobile della cultura ispanoamericana, per il pop melodico, e poi per un pop ancora più retroverso, la Russia. Però c'è l'italo disco che invece ha un mercato negli Stati Uniti, nella stessa Francia, per la musica elettronica, eccetera. Però anche il disco è un fenomeno datato, nel senso che è un fenomeno che ha le sue origini, lo dicono appunto, negli anni 80, forse inizio anni 90. Tra parentesi, una cosa che io ricordo distintamente che quando ascoltavo quella musica, nel momento in cui quella musica si faceva, avevo una chiara percezione che fosse erba. Mentre adesso mi piace. quella che mi è successo che io abbia potuto cambiare, cioè, non credo che sia un problema mio, credo che per molti forse sia successo così, che è una cosa su quale bisogna anche interrogarsi. Non so se ci sono altre domande su questo o su altro, o se possiamo forse... Sì, c'è l'uscita. Prego. Una domanda, forse è una mia impressione, ecco, volevo chiedere di confermare questo. A me quello che mi risulta più, diciamo, singolare dell'immagine appunto stereotipare l'immagine che si ha dell'Italia, forse per la stessa configurazione eterogenea che ha l'Europa in fondo come continente, e questa parte di differenziazione c'è, cioè, tra ad esempio Italia è un paese tutto sommato vicino come Francia, come Svizzera, ad esempio ricordiamo la celebre battuta di Orson Welles sull'orologio a cucù, cioè nel senso l'Italia ha prodotto, ecco, grandissimi artisti durante il Rinascimento, mentre in Svizzera il massimo che hanno fatto è stato l'orologio a cucù. Ovviamente questa è una battuta, però ad esempio io se penso all'Oriente, come penso anche ad altre persone, pensando all'Oriente non riesco a trovare tutte queste differenze, non so se penso alla Cina, alla Corea, Corea del Nord, Corea del Sud, insomma io non riesco, come dire, a identificare, ho un'idea complessiva di Oriente, ma non ho un'idea particolareggiata di uno Stato. Invece, ecco, non so, appunto, forse questo è anche indice di quanto sia plurale, tutto sommato, la cultura europea come appare all'esterno, ecco, queste grandi contrastività, queste grandi differenze tra paesi che tutto sommato sono dietro l'angolo, cioè nel senso Italia, Francia, Svizzera, su una scala planetaria, ecco, hanno distanze ridicole. Quindi mi chiedevo se anche questo non facesse parte più in generale di proprio di un modello culturale europeo rispetto a quelli che siamo in altri continenti, quindi anche ad una diversa ricezione. Quindi la domanda è se la ricezione in Europa dell'Italia... No, se la ricezione a livello mondiale, anche al di fuori dell'Europa, cioè in parte legata all'Italia, in parte legata appunto a questa eterogeneità che si ha dell'Europa, come appunto continente molto diversificato proprio culturalmente, seppur piccolo contenuto nelle dimensioni.
Giusta questa domanda, perché fondamentalmente gli stereotipi soccorrono a questa differenziazione enorme che comunque esiste in Europa, che sommato è anche un posto piccolo rispetto al resto del mondo, ovviamente che ha una storia particolarmente lunga e anche particolarmente colonizzante al resto del mondo, quindi è inevitabile che per gli altri riuscire a capire tutte le varie differenze tra, io direi appunto, pensiamo semplicemente tra l'Italia, tra Trento e Palermo, cioè, talmente in modi quasi incommensurabili, ma proviamo a immaginare appunto tra Marsiglia e Cracovia. Chiaramente per noi immediatamente queste differenziazioni, almeno a livello proprio di sensoriale, balzano agli occhi. Probabilmente per un cinese, per un asiatico, tutto questo diventa molto difficile, e per questo infatti gli stereotipi funzionano, proprio perché permettono di veicolare delle immagini molto semplici, che nel mercato internazionale ovviamente facilitano poi l'acquisto di un certo tipo di prodotti. Questo è fuori discussione. Volevo chiedere cercando di approfondire un passaggio che abbiamo toccato, quello tra anni 70 e 80. Se è vero che gli anni 80 sono quelli in cui si definisce, perlomeno a livello internazionale, il concetto di Medinita in maniera più formulare, è altrettanto evidente che nasce l'idea e anche i segni che lo definiscono nascono un po' in opposizione reattiva a quello che c'era stato in Italia prima negli anni 70. Questo è vero, credo, molto così macroscopica. È vero, per esempio, in letteratura, i fenomeni più, no, più evidenti della letteratura degli anni 80 sembrano quasi magicamente contrapposti a quelli che erano stati invece fenomeni più diretti della letteratura degli anni 70, e questo credo che vada anche sul piano del, pensiamo a quello che succede nel design, sul piano dei colori, per esempio, no? Anche chi ha vissuto questo passaggio ricorda, no, di uscire proprio fisicamente da un mondo di colori spenti, saturi, a un mondo di colori accesi, molto vivaci, eccetera. Però in realtà, e io credo che questo si capisca leggendo, si mette un po' a fuoco leggendo il tuo libro, in questa evidente opposizione, contrapposizione quasi, forse ci sono dei legami più profondi che sono invece di misteriosa continuità. E questo lo si nota anche se si approfondisce il discorso nei vari settori. In letteratura, per esempio, si scopre che, per esempio, quel romanzo giovanile che è un po' uno dei prodotti brevettati negli anni Ottanta, in realtà nasce sulle ceneri di alcuni racconti che erano invece molto legati all'atmosfera politica di scontro ideologico negli anni 70, quindi apparentemente l'opposto. Credo che anche nei saggi su Toscani, sul design italiano, si capisca quanto i protagonisti del segno 80 siano dei 60. O per esempio Slow Food, il paradosso per cui un movimento che punta tutto sul cibo, sull'effimero in un certo senso, sull'edonismo, sia pure con una verniciata di cultura, è fondato da una Petrini, cioè da una personalità che affonda le sue radici negli anni 60 più rivoluzionari e più duri e puri. Allora, qual è il mistero, secondo te, di questo rapporto? Cioè, posto che dietro la contrapposizione c'è in realtà un legame di continuità materiale, che spesso i protagonisti sono gli stessi, e che la contrapposizione nasce in realtà a volte da una, spesso da una, da, in realtà da una, quasi da una comune matrice, qual è il mistero di questo, ambivalenza? E questa era la domanda delle domande. Questa domanda è la domanda delle domande. La prima risposta è questa, ed è già anticipavi la domanda. Se uno va a guardare con attenzione alcuni settori, si rende subito conto che i personaggi di punta degli anni 80 hanno tutti invece una militanza politica molto accesa negli anni 60 e 70. Quindi molti di questi protagonisti affondano proprio la loro formazione culturale nei movimenti politici degli anni 60 e 70. Quindi già questa cosa mette quasi in cortocircuito, no? apparentemente, un certo tipo di approccio alla vita e alla politica, e poi un certo tipo invece di comunicazione e di mercato. Apparentemente stanno su due ambiti completamente diversi.
il caso ovviamente di Toscani è quello più emblematico, ma non è l'unico, cioè un personaggio che appunto si forma negli anni 60-70 con addirittura tra New Dada e The Warhol e poi diventa il, probabilmente il più importante pubblicitario del mondo negli anni 80, le campagne che tutti noi, magari forse voi siete troppo giovani, ma che hanno invaso le città occidentali per decenni ed erano campagne pubblicitarie completamente strane per l'epoca, perché non pubblicizzavano i prodotti ma pubblicizzavano invece la marca attraverso delle scene di vita morale, poi giocate poi sul parossismo, sullo shock, su tutta la tradizione appunto degli anni 60-70, cioè un elemento di, come dire, di desacralizzazione e di ribellione verso modelli morali percepiti come appartenenti alla tradizione nazionale. È una sorta di disinibizione morale ed estetica quella che viene giocata da Toscani, però con un marchio internazionale come Benetton, all'interno del quale poi, per esempio, all'inizio una parte dei negozi di Benetton venivano anche studiati da Sot Sass, che è uno dei grandi designer milanesi che fonda tutta la storia del design politico degli anni 70, soprattutto milanese, che è tuttora il design più importante del mondo, perché il Salone del Mobile di Milano, questo per tornare ai discorsi appunto sulla percezione di noi poveri italiani mai all'altezza di tutti gli altri, è tuttora l'evento di settore del design internazionale più importante del mondo, e come numero di visitatori e come numero di fatturato è l'equivalente delle quattro grandi piazze internazionali della moda mondiale, cioè Milano, New York, Parigi e... mi scappa la quarta, ce n'è una quarta. New York, Parigi? Milano? No, Londra, che se non no. Comunque sia, per dire comunque che ha un'importanza enorme. E buona parte del design italiano degli anni 80 è in realtà è il design che più di ogni altra forma culturale lavora sul concetto di postmoderno. E il postmodernismo italiano, che poi tutti noi abbiamo studiato attraverso come qualcosa che veniva importato dagli Stati Uniti e quant'altro, se ci siamo occupati di letteratura o di filosofia, in realtà ha un'origine molto forte in Italia, nel design italiano in quegli anni. Tutti voi forse vi ricorderete questi, per esempio Alessandro Mendini, che noi intervistiamo in questo numero, che ha fatto questi cavatappi per l'Alessi, che in realtà sono un corpo di un uomo, allora erano assolutamente, aveva umanizzato un oggetto che era semplicemente uno strumento per appunto aprire una bottiglia. E tutto il design di Mendini è tutta una continua rivisitazione del disegno industriale in forme ludiche, giocose, edoniste, umanizzanti. E lì si vede proprio ancora una volta la traccia di questa, una parte di questo mito del Rinascimento come laboratori che mischiano lavoro intellettuale e lavoro invece manuale e di ricerca neoartigianale, e dall'altro lato invece questo elemento giocoso, mediterraneo, futurista, anche futurista, che invece ha a che fare con gli stereotipi più triti della cultura italiana. Tutto questo fa sistema a un certo punto. La seconda invece risposta, questa è quella più difficile da dare, però è quella che a me affascina di più, e io l'ho accennata all'inizio, però adesso cerco di spiegarla un po' meglio, deriva da questa idea appunto che c'è un viaggio famoso che Lévi-Strauss fa nel 1935 in Brasile. In questo viaggio Lévi-Strauss confronta i tatuaggi facciali di due comunità che vivono nella foresta amazzonica molto vicino l'una all'altra, ma hanno strutture, questi tatuaggi sono molto diversi, e lui si domanda, ma per quale ragione due gruppi sociali che vivono così vicini hanno sviluppato un'arte così diversa? I Bororo hanno, le donne Bororo hanno dei tatuaggi sintetici, molto semplici, i Caduveo invece hanno dei tatuaggi facciali meravigliosi ma completamente disarmonici, spezzati, quasi moderni, verrebbe da dire. Andando a studiare poi come erano organizzati socialmente questi due gruppi, Lévi-Strauss vede che il gruppo che aveva questi tatuaggi molto simmetrici era un gruppo endogamico, quindi tutto sommato si accoppiava con, cioè i matrimoni venivano utilizzati come alleanze con gli altri gruppi,
era un gruppo sociale molto aperto. I Cadumeo all'opposto invece erano endogamici, le donne vivevano un clima di segregazione particolarmente feroce, e il commento di Levi-Strauss è come se queste donne avessero sviluppato in questi linguaggi completamente mossi, aperti, liberi, le forme sociali che non riuscivano a vivere nella quotidianità. È come se questi disegni servissero a creare un mondo immaginario dove poter, come dire, fare esperienza in maniera non perturbante e non conflittuale di questa libertà che non potevano godere. Questa è un po' l'idea. È come se i segni simbolici in alcune situazioni potessero funzionare come appunto, costruzione di un mondo immaginario che permette di risolvere una serie di contraddizioni che sono irrisolvibili. Questa è l'idea di Levi-Strauss, che poi viene ripresa anche da Jameson, e bene o male forse la possiamo utilizzare anche per interpretare il conflitto tra anni 70-80. In fondo questa idea di anni 60-70, anche nella loro, come dire, generosità e anche insufficienza teorica, cioè l'idea di volere ribaltare tutto in una condizione come era quella italiana, cioè di un'azione all'interno del blocco occidentale, voleva dire fare realmente una guerra civile con i carri armati e le bombe, cioè bisognava realmente ragionare sul livello possibile di conflitto a cui uno poteva arrivare. Questa cosa era talmente impossibile che ha creato una condizione tragica, cioè una condizione proprio irrisolvibile. Ed è come se, secondo me, una parte di tutta questa energia, di questa idea di vita appunto con elemento di eguaglianza, di acculturazione, ma anche gioco, di disinibizione, edonista, tutto quanto, trasmigrasse, come nelle donne Cadumeo, di tutti questi segni diffusi per il mondo che parlano della nostra storia, come dire, di quello che sarebbe potuta essere l'Italia in un mondo immaginario dove il capitalismo poteva essere sconfitto e una forma un po' strana di nuova, come dire, organizzazione sociale avrebbe garantito queste forme di vita ugualitarie, edoniste, artigianali e così via. Poi l'idea è questa, come se negli anni Ottanta sognassero, visto che molti dei protagonisti sono gli stessi, quello che politicamente è stato impossibile fare. Per tante ragioni, non semplicemente perché c'erano dei blocchi, ma perché probabilmente c'era anche un elemento di profonda ingenuità, oltre che delle contraddizioni non facilmente risolvibili politicamente. Questa è un po' l'idea. Interessante. Posso aggiungere brevemente questa tua analisi antropologica? È un po', diciamo, lo stesso tipo di analisi che aveva cercato di fare da Pasolini negli Scritti Corsari quando parlava delle rivoluzioni giovanili del 68 e definiva forse giustamente queste manifestazioni rivoluzionarie come effettivamente poco rivoluzionarie ma perfettamente inserite all'interno di un disegno neocapitalista. Ora, si può contestare forse a Pasolini la visione negativa di questa dimensione, però forse l'analisi del fenomeno, quando tu parli appunto di questo legame fra questi personaggi, fra la cultura da cui provengono e poi come hanno applicato questa loro cultura, forse l'analisi di Pasolini da questo punto di vista era anche corretta, insomma. Se voi pensate che, secondo me sì, se teniamo l'elemento conoscitivo e togliamo il giudizio apocalittico, sì, secondo me sì, ma tra l'altro il famoso articolo sui Jeans Jesus è fatto su una campagna di Toscana, quindi conti tornano anche da questo punto di vista. Però sicuramente Pasolini, che aveva un elemento di, come dire, di lettura intuitiva e sensoriale della realtà più che teorica, a alcune cose di fondo non le ha viste. Lui aveva poi un'ottica apocalittica, quindi le vedeva forse anche con più chiarezza, perché avendo i toni bianco del nero alcuni fenomeni venivano illuminati in modo aggressivo e quindi si potevano vedere meglio. Questo sicuramente, alcune cose Pasolini le ha sicuramente analizzate in anticipo. Sì, io non trovo, diciamo, adeguato il suo giudizio, però penso invece al contrario che sia una sorta di strategia di adattamento che poi ha pagato, perché effettivamente poi questi personaggi hanno venduto, tra virgolette, il loro lavoro, la loro creatività in maniera, insomma, come dire... Sì, nel loro caso specifico è successo, era perfetta in realtà come analisi, visto che erano dei
dei ribelli che poi in realtà hanno giocato la loro carica di ribellione su un piano molto più alto, non dico magari a livello morale, ma sicuramente a livello di impatto con i consumi di massa. Sì, questo sicuramente sì. Sì, no, a me piaceva ritornare sulla questione dell'opera, no? Perché in fondo è un genere che riassume questi stereotipi di cui abbiamo parlato nella maniera più forte, diciamo, quello che, cioè, l'immagine italiana all'estero può essere rappresentata dall'opera perché l'opera ha questa forte componente, cioè di una teatralità molto enfatizzata, molto esteriorizzata, insomma. E poi anche storicamente, in fondo, nasce nel Rinascimento, trova però il suo momento più nel nostro Risorgimento, insomma, quindi è un po'. E questo spiega innanzitutto la questione della melodia musicale, che poi non è, cioè, i cantanti che puntano sul melodico non è che hanno successo più su nei paesi ispano-americani, ma anche, cioè, io mi ricordo quando vivevo in Germania, all'inizio della grande, cioè, di Eros Ramazzotti, però Eros Ramazzotti era l'unico che poteva fare due concerti al megastar, diciamo, anche Rolling Stones e... Hanno fatto tre date a Berlino, al Bar Romina. Al Bar Romina, sì, tre date. Anche Giannannini andava molto forte. Sì, anche Giannannini andava molto forte, però era un po' più, cioè, lo stadio riempito due sere di seguito, appunto, non lo faceva Tina Turner, ma lo faceva Eros Ramazzotti, era in Germania, insomma, quindi... Però, ecco, tornando all'opera, sì, vabbè, ecco, l'opera è veramente una diffusione internazionale, quindi la Corea è veramente radicatissima, so, io ricordo, ho avuto come vicina di casa un insegnante d'opera, che è stato molto un problema per quando lavoravo, però mi divertiva anche, no? E lei insegnava solo e esclusivamente il coreano. Cioè, doveva avere un forse un collegamento con l'ambasciata coreana, però ce ne aveva tantissimi, cioè, ogni giorno arrivavano cantanti coreani, e anche quando sono stato io in Corea e sono andato a sentire Puccini, mi ha colpito non solo la presenza di un pubblico molto, evidentemente molto popolare, ma anche il perfetto italiano in cui parlavano tutti i cantanti coreani. E ricordo che poi l'uscita dell'opera c'era la gelateria Fassi per poter chiudere il cerchio, diciamo, del cibo. Ecco, però, partendo dalla questione della teatralità, ecco, il teatro giustamente non c'è nel tuo libro, perché il teatro non può essere un'arte, diciamo, legata a un concetto così in fondo industriale come il Made in Italy. Però indubbiamente pensavo anche a, cioè, una regista italiana come Emma Dante, che anche lei, a proposito di Glover, lei ha attinto tantissimo, attinge a Palermo al modo di vita, alla lingua, alla gestualità, insomma, alla cultura palermitana, da cui, cioè, quindi ha una cultura locale molto ben circoscritta. Eppure il successo che lei appunto ha a Parigi o a Berlino è anche molto superiore a quello che ha in Italia. Credo che per quella stessa capacità, in fondo, di unire locale e una lingua internazionale del teatro di ricerca, ma anche Antonio Latella, che anche lui, per esempio, non sia a Parigi, ma soprattutto in Germania, addirittura al punto da aver ormai una compagnia che è per metà berlinese e per metà italiana. Insomma, sono casi di registi, sì, certo, il regista teatrale non potrà mai... rappresentare, diciamo, l'identità italiana, perché comunque è un'arte che non ha mai un pubblico così di massa come, vabbè, il cinema o la moda, però penso che ci sarebbero, e così anche invece, cioè, capisco che non c'è stata, invece forse, ecco, ci sarebbe dovuto veramente essere l'architettura, perché, ecco, questa immagine del neo artigianale, Renzo Piano la rappresenta tantissimo, cioè è un artista. Pochi hanno al mondo hanno la fama, pochi italiani hanno la fama attualmente che adesso abbiamo e il successo che ha, e lui, quando si intervista, gioca tantissimo su questo mondo artigianale, insomma, non fa altro che raccontare i suoi materiali, da dove li prende, insomma, questo sapere artigianale che però poi viene portato. Quindi questo è un po' su queste due arti che non ci sono. E io forse ne aggiungerò una terza che mi ero in mente adesso rileggendo
Pensando ci fosse il fumetto italiano meritava un parametro, no? Mi pare che crei qualcosa di originale di autonomo e che questo qualcosa di originale di autonomo abbia anche lasciato un segno anche solidaritario. E poi penso che anche visto normalmente forse possa dire qualcosa anche di quel passaggio su cui prima discutevi tante montate. Però insomma qui era una domanda che potrebbero essere appendici. Certo, no, sono d'accordissimo. L'architettura senza ombra di dubbio, tanto più che la maggior parte, anzi quasi tutti i design italiani, e questa è anche una delle cose che rende così particolarmente originale il design italiano, sono architetti, cosa che nessun altro paese ha. E c'è anche una ragione storica, perché in Italia era molto difficile comunque costruire, tanto che anche Renzo Piano, infatti poi grandi commissioni pubbliche in Italia ce ne sono state poche negli anni 70, 80, 90, quindi l'architettura in effetti è un capitolo mancante, come ovviamente il teatro e i fumetti, sono d'accordissimo. Bisognerebbe probabilmente iniziare a fare dei lavori di indagine su tanti settori, ma anche un po', secondo me, io l'ho fatto anche un po' per riconciliarmi con l'Italia, devo essere sincero. Se vogliamo, in questo discorso, allora prima le abbiamo elencate tutte le serie televisive, la fama di Gomorra in questo momento. Certo. Quindi il Made in Italy in negativo. Però sapete che adesso a ottobre c'era Vigliano Pope, che era questa serie televisiva di Sorrentino, fatta da HBO, quindi direttamente agendata da Roma, questo Papa Giovane è fatto da Giulio. E questo è il punto per dire che sulla. E allora di HBO la fiction che deve essere fatto dalla Ferrante, che inizialmente aveva come produttore solo Rai 1, che Rai 1 ha preso i diritti, adesso dato che il successore viene coprodotto da HBO, che ha però imposto per esempio nuovo sceneggiatore assieme a Piccolo, è comunque un'immagine, insomma, un'icona internazionale, perché sto pensando, ecco, agli attori di Gomorra, quelli che sono assolutamente esordienti, non tutti, ma pure certo. Il fatto che sia in napoletano. Cioè, questo diventa perfettamente il discorso che facciamo prima del locale globale, cioè una radice così specifica riesca a comunicare invece in un linguaggio così universale. No, e su quanto anche lo stereotipo poi in realtà porti anche a un giro di economia incredibile. Perché... No, tra l'altro poi c'è una frase che mi è piaciuta, che la globalizzazione in realtà produce anche differenze, nel senso che facendo girare, non significa che non è detto che la globalizzazione significa sempre eliminazione di differenze, ma significa anche creare e potenziare differenze, insomma, quindi non è detto che appunto sia solo livellamento e stereotipo. C'è ancora tempo per una o due domande? Vorrei semplicemente dire che consiglio che ti do qualcuno di voi se vuole un po' di riconciliarsi appunto in questo paese un po' disgraziato, perché sicuramente è un paese un po' disgraziato, però che ha anche questa incredibile energia e capacità metamorfica. Questa è una cosa anche che è interessante, perché se appunto il confronto che viene sempre da fare, soprattutto per chi frequenta un po' la Francia non è cambiata tantissimo negli anni 80, negli anni 90, nel 2000. Noi ogni 10 anni lo scenario complessivo sembra cambiare completamente, o quasi. Noi abbiamo una natura più metamorfica, che deriva probabilmente dal fatto che abbiamo uno stato un po' rifatto in qualche modo, però nonostante questo... Perché come si dicono esattamente scontate. Gli italiani non cambiano. Sugli stereotipi del mondo, però se mi dicono organizzazione sociale e tutto quanto, la Francia è sempre la stessa, con tutti i suoi rituali. Però ecco, questa cosa del metamorfico, per esempio, io sono stato un paio di settimane fa alla presentazione alla Treccani dell'Esito del Cinema Italiano. Ecco, una delle tesi guida, insomma, di questo L'Esito del Cinema Italiano è questa vicinanza del cinema italiano
alla metamorficità della vita, insomma, poi là c'è anche quest'altra cosa di cui non abbiamo parlato, ma c'è un bel capitolo appunto anche sull'Italian Theory, sulla biopolitica e sul concetto di vita, insomma, però appunto come se per alcuni, appunto, non per tutti, cioè l'idea dell'italianità sia legata a una metamorficità estrema. C'entra tutto, stai facendo ragionamento sul fatto che appunto l'Italia cambia. Sì, no, che l'Italia ha questa capacità metamorfica che rende anche difficilmente conoscibile da noi stessi, poi questo è un po' un detto, secondo me, che abbiamo un po' tutti con la nostra storia culturale. E quindi forse la cosa da fare ogni tanto è appunto stare un po' fuori dall'Italia e autostraniare la nostra identità, in quel modo uno si riconcilia un po' col cinema italiano, si riconcilia un po' con il cibo, si riconcilia un po' con tutto, poi torna e capisce che tutto è sempre un po' così, fatto in qualche modo, però ha un'immagine un po' più realistica di quello che siamo, di quello che possiamo anche ancora fare, probabilmente tanto, non necessariamente un destino di catastrofe che ci aspetta. Non è necessario. Di Pasolini diceva basta uscire dall'Italia, andare un attimo fuori dall'Italia per accorgersi che è un paese orribile. Mettiamo queste due confronto. Pasolini era anche meno, diciamo, questa era una delle sue posizioni, diciamo, esplicite, programmatiche, proprio nella prassi, perché, ritornando alla famosa sua analisi della città di Jeans Jesus Toscani, poi se non legge quell'analisi, lui in realtà era molto affascinato dalla paura retorica di quella, cioè, anche lui era molto più ambivalente di quello che dice, cioè, anche perché veniva fatto in uno stato col Vaticano in casa, e questo sa, infatti Francesco Ghelli in quel libro Letteratura e Pubblicità lo dimostra molto bene, cioè che la posizione di Pasolini con la pubblicità è molto meno apocalittica di quanto lui stesso volesse far capire. Comunque credo possiamo essere tutti d'accordo sull'invito di Daniele. Sì, sì. Soprattutto il periodo di lasciare un po' l'Italia, veramente. È sempre una cosa effettiva. Io ringrazio Massimo Cosillo, ringrazio molto Daniele Marico per averci raggiunto oggi e ringrazio tutti i presenti. Sono particolarmente contento per una presenza, buona presenza, non legata a... Grazie anche a Maurizio per lo streaming.